L'altro giorno sono entrata in un bar e guarda cosa ho letto: non gettare la carta igienica nel WC. Che cosa? Avevo sempre letto dei fazzoletti umidi o degli assorbenti. Ragazze! Ma adesso pure la carta igienica. E pensa che in alcune zone di paesi come Grecia e Turchia è fortemente sconsigliato o addirittura proprio vietato scaricarla nel water. Ma perché? Prima di continuare, se non l'hai ancora fatto, iscriviti e commenta per aiutarci a crescere e a migliorare. La verità è che la carta igienica, ragazzi, è uno degli oggetti quotidiani di cui abusiamo di più. Ogni anno, a livello globale, utilizziamo l'equivalente di 22 miliardi di chilometri di carta igienica. Con tutta questa carta si potrebbe fare il giro della Terra quasi 500.000 volte. Aspetta, non ti sto dicendo che non dovresti più usare la carta igienica, ma questo spreco ha tutta una serie di conseguenze sull'ambiente che dovremmo conoscere per diventare consumatori più consapevoli. La prima cosa da considerare è che la carta igienica non sparisce all'istante a contatto con l'acqua. No, no, ci può mettere fino a 3 mesi per degradarsi. Ecco perché in alcune zone del Brasile o Argentina, paesi dove i sistemi fognari sono vecchi oppure non sono adeguati a trattare volumi elevati di carta igienica, la scelta è stata di vietare di gettarla nel WC per evitare ostruzioni e accumuli. Anche perché se la carta ristagna nelle tubature va a compromettere anche i sistemi di depurazione, addirittura finendo nei corsi d'acqua o nei mari. Ma al di là dei problemi fognari, la carta igienica può inquinare, eppure molto. In Italia usiamo più o meno 6,3 kg a testa di carta igienica, circa 70 rotoli a persona all'anno. Ma lo sai quanti alberi vengono abbattuti per produrla? Circa 3 milioni di alberi, e solo per la produzione italiana. Altri paesi sono messi molto peggio di noi. Ora però vediamo se indovini chi è il primo consumatore di rotoli di carta igienica al mondo. And the winner is gli Stati Uniti. Con 144 rotoli pro capite, che equivalgono a circa 12,7 kg di carta. In pratica sono necessari 31,1 milioni di alberi per soddisfare le richieste ogni anno. Mentre se consideriamo la produzione globale, arriviamo a un totale di 712 milioni di alberi, che equivalgono a più di 6 milioni di ettari di foreste abbattute e rilasciano oltre 26 milioni di tonnellate di CO2. Ti sto parlando di numeri giganti. Eppure il 70% della popolazione mondiale neanche usa la carta igienica. Infatti grandi aree dell'Europa meridionale, dell'Africa o del sud-est asiatico utilizzano soltanto l'acqua. Ti starei chiedendo, allora com'è possibile che ne usiamo così tanta? La risposta può essere solo una: ne usiamo troppa. Ma torniamo ai 712 milioni di alberi abbattuti. Tutto questo già ti dà un'idea delle risorse preziose che sostanzialmente finiscono nel water. E per cosa? Carta profumata, carta con i disegnini, carta a quattro veli, per un maggior comfort. La carta igienica più diffusa è quella in pura cellulosa, che viene creata dalla combinazione di legno tenero e legno duro. La fase di raccolta della fibra vegetale inquina perché i combustibili utilizzati dai veicoli degli addetti ai lavori e le motoseghe contaminano sia l'acqua che l'aria. Ma andiamo avanti. Per ottenere un bel rotolo bisogna separare la cellulosa dagli altri componenti, sottoponendo il legno a processi meccanici, termici e chimici. Tra l'altro, ci hai mai pensato? Il vero colore della carta igienica non è bianco, ma è una sorta di brunastro. Il colore bianco non è una scelta casuale, perché inconsciamente la nostra psiche associa il bianco al candore e alla pulizia. Quindi vengono utilizzati degli agenti sbiancanti. In origine si usava la candeggina, mentre adesso delle sostanze a base di cloro, che sbiancano la carta e poi la carta viene sciacquata per eliminare tutti gli agenti nocivi per la pelle. Quindi doppio consumo di acqua. Per intenderci, parliamo di quasi 37 litri per ogni singolo rotolo. Ah, senza considerare la carta igienica colorata, una moda prevalentemente degli anni 50, ma che è tuttora piuttosto diffusa. In mezzo a tutte queste sostanze usate per lavorare la carta, compaiono anche le PFAS, o sostanze perfluoroalchiliche, che sono conosciute come sostanze chimiche per sempre, perché si degradano nell'ambiente molto difficilmente e risultano estremamente persistenti, oltre che essere tossiche e pericolose per la salute. Una ricerca dell'Università della Florida ha analizzato i rotoli di carta igienica provenienti da varie parti del mondo e ha riscontrato un rilascio massiccio di questi PFAS da ben 21 marche di carta igienica. Allora noi consumatori che cosa possiamo fare? Tornare a prima dell'invenzione della carta igienica? Nell'antichità l'uomo del Neolitico si puliva con elementi naturali come foglie e sassi, mentre gli egizi usavano sabbia o oli profumati, mentre i popoli arabi e indiani invece utilizzavano solo la mano sinistra. Le prime tracce di carta igienica si
scoprono nel XIV secolo in Cina, ad uso esclusivo della famiglia imperiale, mentre solo nel Settecento iniziò a diffondersi timidamente in Occidente. Joseph Gaglietti è ritenuto l'inventore della carta igienica moderna, con la sua Medicated Paper, la carta per usi igienici, presentata al pubblico nel 1857. Nonostante lo scetticismo iniziale, il prodotto ebbe successo per la sua delicatezza sulla pelle. La produzione di massa iniziò poco dopo, con la carta venduta in strisce e in rotoli, introdotti dalla Scott Paper Company nel 1879. Senza arrivare a soluzioni estreme come foglie e i sassi utilizzati nel Neolitico, intanto un modo per ridurre l'uso della carta igienica c'è. E noi italiani ne siamo un esempio eccellente. Farsi il bidet. Si usa sempre acqua, ma se pensiamo al volume di acqua sprecata durante il processo di produzione della carta, non c'è paragone. A dire di questo, possiamo sicuramente imparare a leggere l'etichetta sulla confezione, scegliendo una carta igienica che impatti il meno possibile sull'ambiente. Prima ti ho detto che la carta più diffusa è quella in pura cellulosa, però ci sono anche delle alternative più sostenibili. Per esempio, ci sono i rotoli di carta riciclata, che sono prodotti a partire da voluminose balle di carta riciclata, che viene sminuzzata e amalgamata con l'acqua calda, in modo da generare una massa fibrosa, che in ultimo viene trattata per eliminare le tracce di inchiostro. Ecco, sicuramente la carta igienica riciclata impatta meno sull'ambiente, perché non c'è bisogno di abbattere nuovi alberi, e poi per la sua produzione richiede meno acqua ed energia. L'alternativa più sostenibile, però, sono i rotoli in carta igienica in bambù. Perché è più sostenibile? Semplice, perché il bambù è una pianta altamente rinnovabile, cresce rapidamente, occupa poco spazio e soprattutto nella sua coltivazione non vengono utilizzati né fertilizzanti né pesticidi. Dopo la composizione bisogna leggere le certificazioni stampate sulla confezione per capire la provenienza della carta. Tendenzialmente, e per fortuna, troviamo il simbolo FSC sulla confezione. È uno standard internazionale che stabilisce i livelli minimi delle prestazioni nella produzione della carta. Se invece troviamo FSC misto, vuol dire che almeno il 70% della carta utilizzata è certificata. Mentre la dicitura PEFC indica gli obiettivi perseguiti dall'azienda secondo standard nazionali. Infine, il marchio Ecolabel garantisce che il prodotto rispetta determinati standard ambientali riguardanti la produzione, l'uso delle risorse e il ciclo di vita del prodotto. Poi ancora meglio se c'è proprio scritto biodegradabile o addirittura idrosolubile, così da non danneggiare né l'ambiente né le tubature. Frasi come testato dermatologicamente, verificato clinicamente, non forniscono indicazioni utili per la scelta del prodotto. Sono espressioni facoltative adottate dalle aziende. Per concludere vediamo il cilindro di carta, la struttura del rotolo. Anche questo tendenzialmente è in carta riciclata, ma addirittura per alcuni marchi si parla anche di rotoli zero tubo, che fanno a meno del supporto cilindrico in cartone. Già me l'immagino i commenti. Già la carta igienica normale costa una sassata. Mi immagino quanto costerà quella super sostenibile. Guarda, ti basta dare uno sguardo online per renderti conto che addirittura alcuni rotoli costano meno di quelli di marca che puoi trovare al supermercato. In conclusione, è difficile dire che un giorno faremo a meno della carta igienica, ma l'obiettivo di questo video è dare consapevolezza alle nostre scelte di tutti i giorni. Perciò da oggi leggi bene le etichette e se sei a casa rendi omaggio al bidet. Basta, ora ho finito con la carta igienica. Alla prossima!